Si conclude questo percorso durato 2 anni, l'Erasmus K-Action 2 Boost Up Your Math, appunto, che ha visto coinvolti, oltre a noi insomma, come paesi partner, ha visto coinvolti anche la Francia, la Svezia, e il Portogallo e la Lituania. È stato un bel percorso che ci ha consentito, ecco, di confrontarci con altre realtà europee anche di alto livello. Il primo incontro si è tenuto in Lituania, abbiamo avuto subito contezza delle nostre potenzialità, perché la scuola italiana, devo dire insomma, che abbiamo avuto modo di renderci conto che è una delle migliori scuole, ecco, nel contesto europeo. Certamente, ecco, gli Erasmus ci hanno consentito, noi abbiamo avuto 3 Erasmus, abbiamo in questi 2 anni 3 Erasmus K2 e un K1. Per il prossimo anno ci è stato finanziato un altro Erasmus K1, quindi avremo modo, ecco, di procedere a delle mobilità dei docenti per la formazione. E questi progetti Erasmus ci hanno aperto un mondo, ci hanno dato la possibilità, ecco, di confrontarci, dicevo, ecco, con realtà europee e di avere consapevolezza anche delle nostre grandi potenzialità. Ma lo scambio è continuo sicuramente, è una crescita per la nostra scuola dal punto di vista anzitutto, ecco, della formazione, perché in questi anni, in questi ultimi anni si è sentita fortemente, ecco, l'esigenza da parte del corpo docente, oltre che da parte dei nostri alunni, dei nostri ragazzi, si è sentita fortemente l'esigenza, dicevo, ecco, di formarsi linguisticamente. E sono stati portati avanti, noi già da tanti anni facciamo progetti per la certificazione Trinity, in questi ultimi 2 anni anche i docenti hanno sentito il bisogno di formarsi, di seguire appunto i progetti Trinity, le attività del Trinity e di conseguire, ecco, la certificazione Trinity, proprio perché hanno avuto l'esigenza di doversi confrontare con i colleghi europei, e la lingua veicolare è l'inglese. È stata un'esperienza molto importante per i docenti, perché è stato un progetto che riguardava lo scambio di buone pratiche tra docenti, infatti ha permesso la mobilità di 20 docenti della nostra scuola e poi di 4 alunni nel mese di marzo. I paesi coinvolti sono la Lituania, la Francia, che è il paese capofila, e poi la Svezia e la Lituania. Ovviamente ci ha permesso di vedere realtà molto diverse dalla nostra, realtà forse per certi aspetti un poco più distanti, come quelle della Lituania, dove abbiamo trovato le applicazioni tecniche fatte come le facevamo noi 30 anni fa, però anche situazioni molto evolute come la Svezia, dove i ragazzi hanno tutti il tablet, diciamo che hanno delle risorse che noi non abbiamo.